Da Radio Speranza in Blu ascoltiamo insieme le parole che Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, ha pronunciato oggi consegnando le targhe di ringraziamento ad alcune aziende agricole della Col Diretti che hanno collaborato nella ricerca di beni alimentari da destinare ai più bisognosi attraverso la Caritas diocesana di Pescara Penne. La consegna delle targhe si è svolta presso il mercato coperto di via Paolucci a Pescara. Buon ascolto. Io ringrazio tutti voi, ringrazio i responsabili di Campagna Amica, della Coldiretti. Soprattutto ringrazio questa struttura con gli operatori che vivono all'interno di questo mercato. Qualcuno lo conosco personalmente, qualcun altro faremo conoscenza in altre circostanze. Questo progetto si pone in un momento in cui la questione del cibo diventa anche un po' più difficile per le nostre strutture e per il nostro cammino anche di Caritas diocesana, in quanto il Banco Alimentare, che fino adesso ci ha assicurato una partecipazione non indifferente e la capacità di distribuzione del cibo in maniera capillare attraverso la Caritas diocesana, le Caritas parrocchiali e le altre associazioni che comunque si interessano di un agente, non potrà più utilizzare di una quantità di cibo provenienti dal mercato europeo a causa del rinnovo di una convenzione che purtroppo l'Italia non ha ancora rinnovata. Speriamo che questo accada nel più breve tempo possibile. Per cui avere a disposizione a fine mercato, a fine del sabato, una possibilità di raccogliere il cibo perché non vada perduto e perché possa essere distribuito con la catena e con la filiera che noi abbiamo a disposizione, costituisce per noi un grande respiro, perlomeno una piccola goccia dentro il mare di richieste che comunque noi abbiamo, e vi assicuro che ne abbiamo veramente tante. Questo si dica anche di quello che ci ha detto prima il nostro collaboratore più diretto per quel che riguarda la possibilità di entrare nei campi e racimolare ciò che non è stato raccolto o ciò che si è lasciato nella raccolta da parte dei proprietari del campo stesso. Questo non so se lo sapete, ma era un servizio molto bello che si trova anche nella Bibbia, nell'Antico Testamento. Cioè si dice tuttora nella Bibbia che quando si raccoglie in un campo il padrone non deve tornare indietro, perché ciò che rimane è dell'orfano e della vedova, cioè le categorie che allora erano le meno abbienti, perché la vedova non veniva difesa da nessuno e l'orfano non veniva a sua volta accolto da nessuno. Per cui questa iniziativa, che ha anche questo risvolto, se mi consentite, spirituale e di obbedienza alla parola di Dio, mi suscita nel cuore tanto ringraziamento e soprattutto tanti sentimenti di affiancamento a chi si presta a questo servizio, a chi fa del suo meglio per poter direi venire incontro a chi è in difficoltà. Io non devo far altro che fare gli auguri a tutti coloro che hanno collaborato, di spronare perché questa collaborazione possa proseguire e perché realmente si instauri sempre più un rapporto, direi, di qui
vita in modo da rispondere a quelle esigenze che sicuramente in questo periodo, in particolare in questo periodo, sono sempre più pressanti e sempre più cogenti, da persone di cui meno ci si aspetta. E veramente questo lo potrà dire il direttore della Caritas, Tommaso Paniello, veramente siamo in difficoltà e siamo sul serio molto meravigliati molte volte, perché abbiamo delle richieste da persone che una volta erano abbienti. Io ringrazio tutti e veramente vi auguro di continuare in questa collaborazione.